Cosa potevi dire? Non so, a Balerna si usano questi modelli. Servo croati dell'origine. Ma un'altra perla che ho trovato bazzicando per il web, sì, lo ammetto, non è un modo tu di dire Balerna. Per il web. Tutti i giorni, purtroppo, perdo molto tempo. Ottimo. Questo è un consiglio per i timidoni. Perché per San Valentino, oltre a fare la classica letterina, mettere il bacio perugina, da mangiare insieme, sperando sia un bel messaggino d'amore, oltre a ciò, quello che fanno certi intrepidi ragazzini italiani è di mettere un limone nello zaino della vicina di banco. Quindi, assieme alla letterina, il bacio perugina, anche il limone, più esplicito di così. Nello zaino, mi raccomando. Nello zaino, sì. Quindi dovreste aspettarvi, se lo morde ci sta. Esatto, quindi si collega alla definizione di prima di Fidel. Sì, esattamente. Hai quindi magari qualche aneddoto anche su questo, tu che sei... No, non ho mai visto nessuna ragazza che mordesse limoni, almeno qui in zona. Ma chi lo sa che magari fra due giorni al liceo si vede in giro qualcuno. Ma tu, nel tuo passato, hai già infilato limoni negli zaini, tuoi spasimanti? No, però ne ho morso uno in passato, sì. È stata un'esperienza piacevole? Sì, un po' amara. Scusate, pessimo. L'amore un po' acido. Sì, acido, l'amore un po' così. Aspro, scusa. Dalla regia, esatto. Corretto. L'acido citrico è acido, non è aspro. Sorvoliamo. Ok, basta, finisce qua. No, allora, magari questi ragazzini poi si innamorano dopo questo limone e tutto. E iniziano a limonare, si conoscono, iniziano ad amarsi e tutto quanto. E vanno a convivere. E magari dopo 15 anni di convivenza pieni d'amore, finiscono anche col decidere di convolare a nozze. Come chi, per esempio? Come ha fatto Lorenzo Cherubini, che nel settembre 2008 ha sposato Francesca Vagliani. Sì, ormai sono 4 anni sono passati. Ha sposato Francesca Vagliani dopo averle peraltro dedicato, pochi mesi prima, un sublime brano d'amore. Potremmo dire la canzone d'amore italiana per eccellenza degli ultimi anni. E quindi, magari l'avrete intuito, ascoltiamoci A te. Io questo rifiuto di ascoltare, scusate.